di Ashish, parte 2. Fantasia. Guardai allora verso il soffitto e scorsi una moltitudine di teste senza corpi, come quelle dei cherubini, con le espressioni così comiche, fisionomie così gioviali e così profondamente felici che non potevo fare a meno di condividere la loro hilarità. Strizzavano gli occhi, allargavano le bocche, dilatavano le narici, con le loro smorfie avrebbero rallegrato lo spleen in persona. Quelle maschere buffe si muovevano in spazi che giravano all'incontrario, creando un effetto sorprendente e vertiginoso. A poco a poco il salotto si era riempito di figure fuori dal comune, come se ne vedono solo negli acqueforti di Callot o nelle acque tinte di Goya. Un tipico miscuglio di cianfrusaglie e di stracci, di forme umane e bestiali. In altre circostanze, una simile compagnia mi avrebbe forse messo in agitazione, ma nella loro mostruosità non c'era niente di minaccioso. A far fremere quelle pupille era la malizia, non la ferocia. Solo il buon umore scopriva le loro zanne irregolari, gli incisivi aguzzi. Come se fossi stato il re della festa, ogni figura veniva a turno nel cerchio luminoso di cui ero al centro per borbottarmi all'orecchio, con aria di grottesca compunzione, facezie che ho completamente dimenticato, ma che sul momento mi sembravano incredibilmente spiritose e scatenavano la mia folle ilarità. Ad ogni nuova apparizione, un riso omerico maestoso, immenso, assordante, che sembrava risuonare all'infinito, mi scoppiava intorno, con il boato di un tuono. Voci ora stridenti, ora cavernose, gridavano: No, è troppo buffo! Ora basta! Dio mio, Dio mio, come mi diverto sempre più! <ride> che bello scherzo, che bella freddura! Piantate soffoco! non ce la faccio più a respirare, non mi guardare così! Oh, tenetemi ora scoppio! <ride> Nonostante le mie proteste, un po' comiche, un po' supplichevoli, quella enorme hilarità non faceva che crescere. Il bacano aumentava, pavimenti e pareti si sollevavano e palpitavano come un diaframma umano scossi da quel riso frenetico, irresistibile, implacabile. Poco dopo, invece di venire a presentarsi uno per uno, quei grotteschi fantasmi mi assalirono in massa, scuotendo le lunghe maniche da Pierrot, inciampando nelle pieghe dei loro camiccioni da maghi, schiacciandosi il naso di cartone in ridicoli scontri, sollevando nuvole di polvere dalle parrucche e cantando con voci stonate canzoni stravaganti su rime impossibili. Tutti i tipi inventati dalla caustica vena di popoli e di artisti, potenziata al massimo, si trovarono riuniti lì. Una strana ressa. Il pulcinella napoletano batteva familiarmente sulla gobba del punch inglese. L'Arlecchino di Bergamo sfregava il muso nero sulla maschera infarinata di un pagliaccio francese che cacciava urla spaventose. Il dottore bolognese buttava tabacco negli occhi del vecchio Cassandro. Tartaglia galoppava a cavallo di un clown e Gilles prendeva a pedate nel di dietro il suo Don Spavento, mentre Caragheuz, armato del suo sceno bastone, si batteva in duello con un buffone osco un po' più in là si dimenavano confusamente le fantasie dei sogni burleschi, ibride creazioni in forme miscuglio di uomini, animali e utensili, monaci con le ruote al posto dei piedi e marmitte al posto del ventre, guerrieri bardati di stoviglie che brandivano con artigli di uccello sciabole di legno uomini di Stato che giravano allo spiedo, re che spuntavano a metà da torrette di vedetta, alchimisti con la testa a soffietto, le membra contorte come alambicchi, baldracche composte di zucche dai bizzarri rigonfiamenti, insomma, tutto ciò che può disegnare la matita delirante di un cinico a cui l'ebbrezza forzi la mano. Era un gran brulicare, uno strisciare, un trottare, un saltare, un borbottare, un fischiare, come dice Goethe nella notte di Valpurga. Per sottrarmi all'eccessiva sollecitudine di quei personaggi barocchi, mi rifugiai in un angolo buio dal quale potevo vederli mentre si abbandonavano a danze ignorate, persino nel Rinascimento, ai tempi di Chicard o all'Opera quando vi regnava Moussard. Re della scapigliata quadriglia. Quei ballerini infinitamente superiori a Molière, Rabelais, Swift e Voltaire scrivevano con uno scambietto o un passo bilanciato commedie così profondamente filosofiche, satire così vigorose e mordaci che nel mio cantuccio ero costretto a tenermi la pancia dal gran ridere. Continuando ad asciugarsi gli occhi Ducus carota Eseguiva piroette e capriole incredibili, soprattutto per un uomo che al posto delle gambe aveva radici di mandragora. E intanto ripeteva con tono burlescamente gemebondo: Proprio oggi si deve morire dal ridere. Voi che avete ammirato la sublime stupidità di la l'arrochita scempiaggine di Alcide e Tusez, la sfrontata stoltizia di Arnald le smorfie di macaco di Ravelle che credete di sapere che cos'è una maschera comica? Se aveste assistito a quel ballo di Gustave evocato dall'Ascius, dovreste ammettere che i burloni più spassosi dei nostri teatrini potrebbero al massimo far da statuine agli angoli di un catafalco o di una tomba. Quante facce bizzarramente convulse? Quanti occhi ammiccanti e brillanti di sarcasmo sotto le loro membrane da uccello, che ghigni da pupazzi, che bocche tagliate con l'accetta, che nasi burlescamente dodecaedri, che ventri gravidi di lazzi pantagruelici! E attraverso tutto quel formicolio da incubo, senza angoscia, balenavano somiglianze improvvise e di un effetto irresistibile, caricature da far ingelosire Dumier e Gavarni, fantasie da mandare in visibilio i meravigliosi artisti cinesi, i fidia dei misirizzi e di grottesche figurine orientali. Non tutte le versioni erano però mostruose o oh, burlesche. In quel carnevale di forme non mancava la grazia. Vicino al camino una testolina dalle guance di pesca si rotolava sui suoi capelli biondi, mettendo in mostra in un interminabile accesso di allegria 32 dentini grossi come chicchi di riso e scoppiando in risate acute, vibranti, argentine, prolungate, fiorite di trilli e di corone musicali, che mi perforavano i timpani, e per una sorta di magnetismo nervoso mi costringevano a commettere mille stravaganze. L'allegra frenesia era al culmine, non si sentivano più che sospiri convulsi e risatine indistinte. Il timbro del riso si faceva grugnito, al piacere succedeva lo spasmo, il ritornello di Docus Carota stava per farsi realtà. Già diversi di difatti erano finiti per terra con la molle pesantezza dell'ebbrezza per cui si cade senza troppi rischi. Mio dio mio dio, come sono felice! Che meraviglia! Mi smarrisco nell'estasi! Sono in paradiso! Precipito in un abisso di delizie! Esclamazioni del genere si incrociavano, si confondevano, si sovrapponevano dai petti oppressi si levavano grida rauche le braccia si tendevano perdutamente verso una qualche fugace visione talloni e nuche tambureggiavano sul pavimento era ormai tempo di buttare una goccia d'acqua fredda su quel vapore ardente o la caldaia sarebbe scoppiata. L'involucro umano, molto più resistente al dolore che al piacere, non sarebbe stato in grado di sopportare una pressione più alta di felicità. Uno dei membri del club, che non aveva partecipato alla voluttuosa intossicazione per sorveglia sorvegliare la festa e impedire a quelli di noi che si fossero creduti alati di buttarsi dalla finestra, si alzò, aprì il coperchio del piano e si sedette. Con tutte e due le mani premette contemporaneamente sull'avorio della tastiera e un tri trionfale accordo, risuonando con forza, fece tacere ogni rumore e deviare l'ebbrezza verso altri lidi. Kif, l'attacco mi sembrò quello che prelude l'aria di Agathe nel Freischutz. La celestiale melodia dissolse rapidamente le ridicole visioni che mi ossessionavano, come un soffio di vento che spazi via nubi deformi. Le larve ghignanti se ne andarono strisciando sotto le poltrone, si nascosero sotto le pieghe delle tende, emettendo piccoli sospiri soffocati e di nuovo mi parve che nel salone non ci fosse nessuno. Il colossale organo di Friburgo non possiede sicuramente una sonorità più grande di quella del pianoforte suonato dal veggente. Così viene chiamato l'adepto sobrio. Le note vibravano con una tale potenza che mi penetrarono nel petto come frecce luminose. Poco dopo mi parve che il motivo interpretato uscisse da me stesso. Le mie dita si muovevano su una tastiera che non c'era e i suoni scaturivano blu e rossi, come scintille elettriche. L'anima di Weber si era incarnata in me. Terminato il pezzo, seguitai con improvvisazioni interiori nello stile del maestro tedesco che mi procuravano rapimenti ineffabili. Peccato che una musica, una magica stenografia non abbia potuto trascrivere quelle ispirate melodie. Udite da me solo e che non esito, è davvero modesto da parte mia, a considerare superiori ai capolavori di Rossini, Meyerberg di Felicien David. Oh Pilet, oh Vatel, una delle trenta opere che creai in dieci minuti vi avrebbero arricchito in sei mesi. All'allegria un po' convulsa dell'inizio erano succeduti un benessere indefinibile, una calma sconfinata. Ero in quella fase beata dell'Ashish che gli orientali chiamano Kif. Non sentivo più il corpo, i legami tra la materia e lo spir spirito si erano dissolti e io mi muovevo unicamente grazie alla mia volontà in una sfera che non offriva resistenza. Così. Immagino si muovano le anime nel mondo aromale dove andremo dopo la morte. Un vapore bluastro, una luce celestiale, un riflesso di grotta azzurrina creavano nella stanza un'atmosfera in cui vedevo vagamente tremolare contorni indecisi. Quell'atmosfera, al tempo stesso fresca e tiepida, umida e profumata, mi avvolgeva come l'acqua di un bagno in un bacio di una snervante dolcezza. Se volevo cambiare posto, l'aria carezzevole mi turbinava voluttuosamente intorno, un delizioso languore si impadroniva dei miei sensi e mi faceva cadere sul divano dove si afflos mi afflosciavo come un vestito abbandonato. Capì allora il piacere che provano a seconda del loro grado di perfezione gli spiriti e gli angeli attraversando gli spazi eterei e i cieli, e in che modo si possa riempire l'eternità in paradiso. Niente di materiale si mescolava a quell'estasi, nessun desiderio terrestre ne alterava la purezza, del resto neanche l'amore avrebbe potuto accrescerla. Romeo a Shishin avrebbe dimenticato Giulietta. La povera fanciullina, sporgendosi tra i gelsomini, avrebbe teso invano nella notte le sue belle braccia ad alabastro dall'alto del balcone. Romeo sarebbe rimasto ai piedi della scala di seta e, benché io sia prudentemente innamorato di quell'angelo di giovinezza e di bellezza creato da Shakespeare, devo ammettere che per una Shishin.. Non vale la pena disturbarsi neanche per la più bella donzella di Verona. Guardavo quindi con occhio tranquillo, pur se incantato, la ghirlanda di donne meravigliosamente belle che incoronavano il fregio con la loro divina nudità. Vedevo brillare seriche spalle, scintillare seni argentei, disegnarsi sul soffitto piccoli piedi dalle rose e piante, ondeggiare floride anche, senza provare la benché minima tentazione. I seducenti spettri che turbavano Sant'Antonio non avrebbero avuto nessun potere su di me. Per un bizzarro prodigio. Dopo qualche minuto di contemplazione mi fondevo con l'oggetto che stavo fissando, diventando io stesso quell'oggetto. Mi ero così trasformato nella ninfa siringa perché l'affresco rappresentava effettivamente la figlia di Ladone inseguita da Pan. Provavo tutti i terrori della povera fuggitiva e cercavo di nascondermi dietro fantastici canneti per evitare il mostro dai piedi caprini. Il Kif si fa incubo. Durante la mia estasi, Ducus Carota era rientrato. Seduto come un pascià sulle sue radici accuratamente attorcigliate, fissava su di me occhi di fuoco. Il becco batteva in modo così sardonico e una tale aria di beffardo trionfo emanava da tutta quella persona deforme che mio malgrado rabbrividì intuendo il mio spavento, moltiplicava le contorsioni e le smorfie e si avvicinava saltellando come un opilione ferito o come uno storpio sulla sua tavoletta. A quel punto mi sentì un soffio freddo all'orecchio e una voce il cui accento mi era ben noto, benché non potessi stabilire a che appartenesse, e mi disse quel miserabile duca scarota. Che si è venduto le gambe per bere, ti ha fatto sparire la testa e ha messo al suo posto non una testa d'asino, come bucco batom, ma una testa d'elefante. Particolarmente incuriosito, andai dritto allo specchio e vidi che non mi aveva mentito: mi si poteva facilmente scambiare per un idolo in duo gio giovanese: la fronte mi si era allungata. Il naso, dalle dimensioni di una proboscide, mi si ripiegava sul petto, le orecchie mi spazzavano le spalle e per colmo di sventura ero color indaco come sciva il Dio azzurro. Esasperato e furente mi misi a rincorrere De Cuscarota, che saltava e guaiva con grandi manifestazioni di terrore. Riuscii a raggiungerlo e lo sbattei così violentemente sul bordo del tavolo che finì per restituirmi la testa che aveva avvolto nel fazzoletto. Felice della vittoria, andai a riprendere il mio posto sul divano. Ma la stessa vocina sconosciuta mi avvertì: Attento! Sei circondato da nemici. Le potenze invisibili cercano di attirarti e di trattenerti. Sei prigioniero in questo posto. Prova a uscire e vedrai fu come se si squarciasse un velo capii chiaramente che i membri del club non erano che cabalisti e maghi i quali volevano la mia perdita tred mail mi alzai faticosamente e mi ci volle molto tempo per raggiungere la porta del salone perché una forza sconosciuta mi costringeva ad arretrare di un passo ogni tre secondo i miei calcoli per compiere quel tragitto mi occorsero dieci anni. Di scarota mi seguiva sogghignando e borbottando con aria di falsa ammirazione. Se cammina di questo passo, quando arriverà sarà vecchio. Ero comunque riuscito a raggiungere la sala adiacente, le cui dimensioni mi parvero cambiate e irriconoscibili. Si allungava, si allungava all'infinito. La luce che brillava sul fondo sembrava lontana come una stella fissa. Mi colse lo scoraggiamento e stavo per fermarmi quando la vocina, quasi sfiorandomi con le labbra, mi disse: Coraggio, lei ti aspetta alle undici. Facendo disperatamente appello alla mia forza d'animo, con un enorme sforzo di volontà riuscì a sollevare i piedi che si abbarbicavano al suolo e che dovevo sradicare come tronchi d'albero. Il mostro dalle gambe di Mandragora mi faceva da scorta salmodiando con voce strascicata. Il marmo vince, il marmo vince. Effettivamente. Sentivo che le estremità mi si andavano pietrificando, e che il marmo mi avvolgeva fino ai fianchi come la Daphne delle Tuilerie. Ero diventato statua fino all'altezza della vita come i principi stregati delle mille una notte. i talloni induriti risuonavano terribilmente sul pavimento. Avrei potuto interpretare la parte del commendatore del don Giovanni. Ciò nonostante, ero arrivato sul pianerottolo delle scale e tentai di scendere. Le scale erano parzialmente illuminate e nel mio sogno assumevano proporzioni ciclopiche e gigantesche. Le due estremità immerse nell'ombra sembrava scomparissero in cielo e all'inferno: due baratri. Alzando la testa intravedevo in una prodigiosa prospettiva un sovrapporsi di innumerevoli pianerottoli, rampe da affrontare come per salire in cima alla torre di Lillac, abbassandola intuivo abissi di gradini, vorticose spirali, abbaglianti circonvoluzioni. Queste scale devono attraversare la terra da parte a parte, mi dissi continuando macchinalmente ad avanzare. Arriverò in fondo il giorno del giudizio universale. Le figure dei quadri mi guardavano con aria impietosita e alcune si contorcevano penosamente come esseri muti che volessero dare un parere importante in un momento decisivo. Sembrava volessero mettermi in guardia contro una trappola, ma una forza inerte e cupa continuava a trascinarmi. I gradini erano molli. E sprofondavano sotto il mio peso come le scale misteriose nelle prove della frammassoneria le pietre vischiose e flaccide cedevano come vetri di, ros ventri di rospi nuovi pianerottoli nuovi gradini si presentavano ininterrottamente i miei passi rassegnati e quelli che avevo già superato me li ritrovavo automaticamente davanti secondo i miei calcoli Quel maneggio durò mille anni. Giunsi infine nell'atrio dove mi attendeva una nuova tribolazione non meno tremenda. La chimera, con un lume tra le zampe che avevo notato entrando, mi sbarrava il passo con intenzioni chiaramente ostili. I suoi occhi verdastri scintillavano di ironia. La bocca sorniona rideva malvagia, ed essa avanzava verso di me quasi strascicando a terra il suo involucro bronzeo, certo non in segno di sottomissione. Fremiti feroci agitavano la sua groppa leonina, e di cui scarota la izzava come si fa con un cane per indurlo a battersi. «Mordilo, mordilo, cane di marmo per una bocca di bronzo e una bella leccornia, mordilo!» Passai oltre senza lasciarmi spaventare da quell'orribile bestia. Una folata d'aria fredda mi colpì il viso e all'improvviso mi apparve sgombro di nubi il cielo notturno. Un pulviscolo di stelle impolvelava d'oro le venature di quel gran blocco di lapislazzoli. Ero nel cortile. Per darvi un'idea dell'effetto che mi fece quella cupa architettura mi ci vorrebbe la punta con la quale Piranesi incideva la vernice nera dei suoi stupendi rami. Il cortile aveva assunto le proporzioni dello Champ de Mars e in poche ore vi erano sorti intorno edifici giganteschi che si stagliavano all'orizzonte dentellati di guglie, di cupole, di torri, di piramidi, degni di Roma e di Babilonia. La mia sorpresa era enorme. Non avevo mai supposto che nell'isola San Luigi ci fossero tanti splendidi monumenti, i quali peraltro avrebbero coperto venti volte la sua superficie reale. Non senza apprensione pensai al potere di quei maghi che in una sola serata erano usciti a erigere simili costruzioni. Tu sei lo zimbello di vane illusioni. Questo cortile è piccolissimo, sussurrò la voce. È lungo 27 passi, è largo 25. Sì, sì, borbottò l'aborto biforcuto. Passi da stivali delle sette leghe. Non arriverai mai per le undici, Sono ormai 1500 anni che sei uscito, i tuoi capelli sono già mezzi grigi. Torna lassù. È la cosa più saggia. Poiché non ubbidivo, l'odioso mostro mi attorcigliò nella rete delle sue gambe e, aiutandosi con le mani come fossero uncini, mi rimorchiò, nonostante la mia resistenza, mi fece risalire quelle scale sulle quali avevo provato tanta angoscia e con mia gran disperazione mi rimpiazzò nel salone da cui ero sfuggito così faticosamente. A quel punto caddi completamente in preda alla vertigine, diventai pazzo delirante. Di Garota faceva capriole fino al soffitto, intanto mi diceva: "Imbecille, ti ho restituito la testa, ma prima ne avevo tolto il cervello con un cucchiaio". Quale non fu la mia tristezza quando portandomi la mano al cranio lo trovai effettivamente aperto e così persi conoscenza. Non vi fidate dei cronometri Tornando in me, vidi la stanza piena di persone vestite di nero che si avvicinavano le une alle altre con aria triste e si stringevano la mano con malinconica cordialità, come se fossero afflitte da un dolore comune. Dicevano: Il tempo è morto, ormai non ci saranno più né anni né mesi né ore. E il tempo è morto e noi andiamo al suo funerale. «È vero che era ben vecchio, ma non sì, si... non mi aspettavo un simile evento. Stava a meraviglia per la sua età», soggiunse una delle persone in lutto in cui riconobbi un mio amico pittore. E l'eternità era l'opera. Prima o poi si deve pur finire», proseguì un altro. «Numi del cielo!» esclamai io, colpito da un'idea subitanea. «Se non c'è più il tempo, quando potranno essere le undici?» Mai! gridò una voce tonante, da Cuscarota piazzandosi, piazzandosi sotto il mio naso e mostrandosi nella sua vera luce. Mai! Saranno sempre le nove e un quarto. La lancetta resterà sul minuto in cui il tempo ha smesso di esistere e il tuo supplizio sarà di venire a guardare la lancetta immobile e di tornare a sederti per poi ricominciare finché camminerai sull'osso dei tallori. Trascinato da una forza superiore, fece il percorso quattro-cinquecento volte, consultando il quadrante in uno stato di tremenda ansietà. Di più scarota si era seduto a cavalcioni sulla pendola e mi faceva smorsi orrende. La lancetta non si muoveva, miserabile. Hai fermato il bilanciere? esclamai folle di rabbia. Niente affatto. Va e viene come al solito. Ma il sole si ridurrà in polvere prima che questa freccia d'acciaio sia avanzata di un milionesimo di millimetro. Su, via. Vedo che si devono scongiurare gli spiriti maligni o oh, qui si finisce nello spleen, disse il veggente. Facciamo un po' di musica. L'arpa di Davide stavolta verrà sostituita da un piano di Erard e sedutosi sullo sgabello suonò arie vivace e allegre. La cosa parve irritare notevolmente l'uomo mandragora che cominciò a rimpicciolire e a piattirsi, a perdere colore ed emettere gemiti inarticolati, finché non perse ogni connotazione umana e rotolò sul pavimento sotto forma di scorza nera a doppio fittone. L'incantesimo era rotto. «Alleluia, il tempo è risuscitato! gridarono allegramente voci infantili. «Va a prender la pendola adesso!» La lancetta segnava le undici. «Signore, la carrozza l'attende», mi disse il domestico. Il sogno era finito. I mangiatori di Ashish se ne andarono ciascuno per i fatti propri, come gli ufficiali di Melbrook. Io scesi con passo leggero quelle scale all'origine di tanti tormenti e poco dopo mi ritrovai nella mia camera, in piena realtà. Gli ultimi fumi dell'Ashish erano scomparsi. Mi era tornata la ragione o quanto ciò che chiamiamo così in mancanza di altri termini. La mia lucidità era tale che mi avrebbe permesso di fare il resoconto di una pantomima o di una vaudeville oppure di comporre versi con la rima di tre lettere.